Prima di iniziare il video, lascia un like ed iscriviti al canale, te ne saremmo davvero molto grati. Grazie di cuore. Un tragico evento ha distrutto la vita di una donna di 39 anni, che è morta pochi giorni dopo aver messo al mondo il suo terzo figlio. La scomparsa improvvisa e piena di drammaticità di Pamela Pelle, ha mosso la comunità VIP di Roma, che si è stretta in un abbraccio solidale verso il marito sconvolto. Quest'ultimo, senza attribuire colpe dirette, ha portato avanti una denuncia, intraprendendo un percorso alla ricerca di risposte su come e perché sua moglie è venuta a mancare. La questione centrale che attanaglia la sua mente è se la scomparsa della donna possa essere stata causata da un episodio di mala sanità. Mentre attendevano il terzo figlio, dopo aver già dato il benvenuto a due maschietti, Rinaldi, nella denuncia, ha delineato con precisione ogni momento delle ultime settimane di gravidanza della consorte e delle costanti visite al reparto di pronto soccorso ostetrico dell'ospedale Gemelli di Roma, nel quale ogni volta la donna veniva dimessa e rimandata a casa. La situazione è diventata insostenibile quando, nonostante le disperate manovre di rianimazione, si sono dovuti precipitare in ospedale. Attualmente, l'attenzione è rivolta alla Procura che è incaricata di determinare se ci siano colpevoli responsabilità mediche in questa tragica circostanza. Nel frattempo, amici, parenti, figure politiche, artisti e clienti del ristorante di Rinaldi stanno manifestando il loro sostegno al marito in questo periodo particolarmente arduo. Pamela era l'anima gemella del ristoratore Vincenzo Rinaldi, che gestisce uno dei ristoranti più prestigiosi di Roma.